Siamo in compagnia dell'assessore Barin, assessore alla mobilità del comune di Saronno, dell'ambiente del comune di Saronno. Abbiamo letto in questi giorni che è avvenuto un qualcosa di particolare a Saronno. Qualche giorno fa sarebbero stati multati alcuni ragazzi perché stavano mangiando, stavano bevendo o qualcosa. Credo, probabilmente bevendo, perché l'ordinanza è essenzialmente sugli alcolici. Ecco, stavano bevendo e sui gradini del sagrato della chiesa parrocchiale di Saronno. Il web per stasera avrebbe indetto una mobilitazione, un flash mob per stasera alle 18:30. Lei cosa ne pensa? Immagino che sicuramente alcuni non siano molto contenti di questa ordinanza del sindaco, perché in qualche modo va a limitare questo concetto di libertà, per cui uno può in qualche modo fare un po' di tutto. Ma l'ordinanza è nata appunto per questo motivo, perché dando la possibilità a tutti di fare di tutto, poi succede che purtroppo c'è qualcuno che se ne approfitta. Con questa ordinanza il sindaco ha cercato di mettere un freno rispetto a delle situazioni peggiori, perché chiaramente sappiamo che l'alcol porta anche a certi comportamenti che sono poco civili, e quindi con questa ordinanza si è cercato un po' di limitare questa abitudine da parte di alcuni soggetti. Sono pochissimi ovviamente. Io so che leggendo anche i giornali, chiaramente alcuni cittadini sono un po' perplessi su questa cosa, però direi che la maggior parte delle persone preferisce che ci sia, se vogliamo, una limitazione per tutti piuttosto che avere qualche eccesso, soprattutto per gli abitanti del centro, perché effettivamente capita che il mattino presto ci sono già persone ubriache sulle panchine, piuttosto che alla sera quando escono signore, bambini, ragazzi, eccetera. Cioè, non sono mai immagini molto piacevoli, e chiaramente nessuno si illude che un'ordinanza del genere blocchi ogni forma di atteggiamento esagerato rispetto all'alcol, però si cerca di dare un segnale del tipo ci sono delle regole, cerchiamo di non esagerare, cerchiamo di limitare il più possibile e di vivere in modo il più civile possibile. Chiaro, ogni regola comporta un problema in un certo senso, quindi questi signori che immagino alle 18:30 era, si metteranno lì, chiaramente vorranno manifestare il loro dissenso. Il dissenso è lecito manifestarlo, perché siamo in una democrazia, e vediamo un po' cosa succederà. Spero che si limitano a non fare, cioè a manifestare il dissenso, immagino come, ma senza esagerare. Ecco, poi ci sarà anche probabilmente la polizia, mi aspetto, decideranno loro cosa fare. Insomma, è una questione di ordine pubblico a questo punto. Non credo che un elemento del genere sia sufficiente per farci cambiare idea, insomma, non credo. Poi è il sindaco che decide comunque. Grazie, assessore. E noi stasera con le nostre telecamere di Web TV Piero da Saronno saremo lì alle 18:30 in piazza e vi racconteremo quello che succederà. La manifestazione è in atto, i ragazzi si stanno manifestando, sono qua seduti bevendo qualche bottiglia di birra. Il tutto si sta svolgendo in modo sereno, in modo semplice, in modo composto, e soprattutto i ragazzi non stanno lasciando nessun rifiuto per strada, ma adagio adagio, mano a mano che le bottiglie vengono finite, vengono buttate nel recipiente. Grazie per la collaborazione a questi ragazzi. Cosa ne pensa dell'ordinanza comunale che vieta ai ragazzi, comunque alla gente, di fare uso di alcolici? In questo momento è nato questa flash mob da parte di alcuni ragazzi. Lei cosa ne pensa di tutto ciò? Questa ordinanza a me sembra
non mi sembra molto utile, sinceramente, per il fatto che mi ricorda molto la scorsa ordinanza che c'è stata all'epoca di Gilli, in cui addirittura si usavano toni contro determinati gruppi anche etnici. In ogni caso, leggendo bene anche questa singola ordinanza qua, il problema è che si limita l'uso negli spazi pubblici. Ci può anche andare bene, però il problema è che dietro una siepe, magari di un bar, si può fare tranquillamente. Al di fuori della siepe si è già in un luogo pubblico, quindi per quale motivo si dovrebbe non consentire? E oltretutto è soltanto in un periodo dell'anno, quindi io da giugno a settembre tipo non posso, e poi invece se arriva dopo il 30 settembre, il 1 di ottobre posso farlo. Non ha molto senso, ecco, secondo me questo tipo di ordinanza. Sembra che sia diretta non alle persone che realmente debbono bere alcolici, ma a qualcun altro che in qualche modo si voglia punire settorialmente qualcheduno, ecco. Questa è la mia idea da libero cittadino. Grazie.